Il delitto d'onore ha i giorni contati, perciò se avete qualche piccola pendenza da regolare, sbrigatevi. Presto eliminare le mogli e i seduttori delle figlie diventerà un problema. Sentiamo cosa ne pensa l'italiano medio. Del diritto d'onore? Sì. Io penso che quelli che ammazzano per onore sono proprio degli civili, quelli. Grazie. E lei, signora? È uguale. Cioè? Uguale, sono proprio dei civili che ammazzano per onore. Va bene. E lei che cosa ne pensa? Senta, io non saprei dire niente. Non sa proprio dirci niente niente? Ci pensi un pochino. Beh, io... Lei sparerebbe? Bisogna dirlo anticassi. Insomma, lei sparerebbe? Beh. Lei sparerebbe? No, io non sparerei. Va bene, non sparerebbe. E lei? Beh, io sono contrario al diritto d'onore. Neanche lei sparerebbe? No. Perché? Beh, è una legge generale, credo. Cioè? Sì, credo che il diritto d'onore sia piuttosto una legge che propria, che intima. Ma per una superiore giustizia sono contrario. Grazie. E lei? Dico a lei. Ah, niente da fare, omertà, ho capito. E lei, signore? Perciò noi diritti d'onore e che noi siciliani diciamo che la donna deve essere una stessa perché non deve tradire all'uomo. Allora fanno male ad abolire l'articolo sul delitto d'onore. Logico, hanno fatto male ad abolirlo questo fatto perché non è giusto. Vuole essere più chiaro? Perché non è giusto perché noi siciliani diciamo sull'onore degnetoso e sulla donna ci teniamo molto. Beh, madre santissima, ha ragione. Qui senza delitto d'onore a schifio finisci.